Sera. Mamma, non c'è bisogno. C'è l'infermiera che ti dice quali medicine devi prendere e quando devi prenderle. No. No, voglio saperlo io. Cordarone. Ore 8, alle 8 mattina. Poi c'è. Ma non vi sembra un po' azzardato portarmi fuori a cena? No, mamma, non ti portiamo fuori. Come fai? Vabbè, avevo capito male io. Sì. Di fix. Di fix. Ore 19 e 30. Poi la poltrona reclinabile l'ho presa, eh? Va bene. Quanto hai speso? No, Anna, ma lo devi dire. Dimmelo, scusa, facciamo sì, a metà. Va bene, poi. Poi te lo dico. Sì. Ho parlato anche con l'infermiera e abbiamo fissato gli orari. Erano quelli che avevamo pensato noi? Sì, le vanno bene. Va bene. Hai visto Vittorio? Sì, ci siamo salutati prima. Ah, ieri in ospedale mi sono fatta spiegare bene come dobbiamo fare con la bombola dell'ossigeno. Abbastanza semplice. Sì? Sì. Ce la possiamo fare? Sì. Vittorio mi ha detto delle cose tremende su di me. E come osa? Mi ha detto delle cose terribili sui miei rapporti con gli altri. Poi io ci ho pensato, eh. Erano così esatte, così giuste. Ma anche su come io tratto le persone. Ha ragione. Però è strano, ma perché nessuno me l'ha mai detto? Me l'hai detto? Come mai non l'ho capita? Vabbè. E alla presenza di costoro dei quali ferisci le menti e le sensibilità? Ecco, mente sensusque. Ecco, forse si potrebbe tradurre meglio con ferisci la mente e l'anima. Ferisci la mente e l'anima. E l'anima, sì. Bravo. E vedi che il latino lo sai. E? L'importante è che tu non traduca i verbi con la prima cosa che trovi sul vocabolario. Allora io ricomincio i miei compiti. Sinti parentes timerent atque odissent timerent atque odissent tui neque eos reazione ulla placare posses. In quanti hanno accettato? Cosa mi dite? In quanti hanno accettato? Perfetto. Ok. Allora, motore? Sono pronto, non c'è. Ok. Io spero. 85-1 sesta. Agrita. Allora. Se vuoi andare, sospendiamo. Dimmi te.
No, no, aspetta. Andiamo avanti? Sì. Azione! Cosa mi dite? In quanti hanno accettato? Nessuno. Non ci credo. Ma se noi accettiamo i suoi soldi, è come se accettassimo la chiusura della fabbrica. Noi invece vogliamo il nostro lavoro. Vogliamo uscire ogni giorno per andare a lavorare. Noi continuiamo l'occupazione. E smetteremo solo quando lei avrà accettato di non licenziare nessuno. Voi pensate di resistere, ma presto vi stancherete. E alla fine sarete disposti a prendere molto meno di quello che vi sto offrendo. È inutile. Anche sforzandosi, lei non riuscirà mai a capire che cosa significa per noi questo lavoro. Stop! Stop! Bene. Quando è successo? Tu eri lì? Sì, sì, adesso la sveglio. Hai bisogno di qualcosa? Sì, sì, veniamo subito. Giovanni, guarda, questo vestito piaceva tanto a mamma. Sì. Questa? Sì. Oppure c'è questa? Sì, bella, un po' scura. Sì, forse. Questa qua è carina, vero? Sì. Eh? Bella, sì. Non un po' troppo... No, no, sta bene con il vestito. Sì, va bene. Sì? Sono Massimo De Vito. C'è Ada? Ah. Se gliele apro, aspetta. Giovanni? Sta salendo uno. Sì. Dice che è venuto a salutare mamma. Non sa niente, io non gliel'ho detto. Si chiama Massimo De Vito. Ah, sì, sì. È un ex alunno di mamma di 20-30 anni fa. Ci parlo io, glielo dico. Sì. Passavo da lei tutte le volte che venivo a Roma per prendere un caffè insieme. Adesso era un po' di tempo che non venivo. Non sapevo che stesse male. Sì, negli ultimi mesi, sì.
Ada è sempre stato un riferimento per me. Parlavamo di tutto, del lavoro, dei figli, di politica. Ma è sempre stata così. Disponibile ad ascoltarti, curiosa, faceva domande su tutto. Ti faceva sentire importante. No, per lei eri importante. In una gita scolastica, quella tipica a Kuma, ci fu una sosta in un bar che aveva il jukebox. Ci scatenammo tutti, e anche tua madre, che si mise a ballare semplicemente, serenamente in mezzo ai suoi ragazzi. Non essere gelosa, Margherita, ma per molti di noi Ada è stata e resta ancora una mamma. Ci ha insegnato la vita, ancora più delle altre materie. E c'è rimasta dentro. Mamma? Sì? A che stai pensando? A domani. Calma, de darse tiempo uno mismo.